Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo in Centrale dell'Acqua fisicamente, siamo proprio qui appoggiati al carretto d'inizio Novecento con cui gli operai aggiustavano le tubature in giro per la città e siamo qui per il secondo appuntamento di questa stagione in Centrale, la nuova stagione di eventi che la Centrale dell'Acqua ha organizzato per quest'anno e per il prossimo, e siamo a presentare un libro a cui teniamo molto, perché è un libro che intreccia diversi punti di vista che ci interessano. Il primo di tutto è anche la città di Milano, come vedremo. E do il benvenuto innanzitutto ai nostri due ospiti, Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera, e Marco Giani, storico dello sport. Il libro di cui stiamo parlando è Giovinette, ve lo faccio vedere, edito da Solfirino, e leggiamo anche il sottotitolo: Le calciatrici che sfidarono il Duce. Dunque, questo libro è tante cose insieme, nel senso che è sicuramente un ottimo racconto, un romanzo che... Faccio subito i complimenti a Federica, è scritto benissimo, veramente prende il lettore dalla prima pagina. Nello stesso tempo è anche, come dire, un'operazione di fiction, ma molto limitata, nel senso che è un lavoro che impasta una storia a partire dai personaggi che sono sostanzialmente tutti reali, esistiti, una storia vera, una storia che si svolge, come ho anticipato, nella nostra città, a Milano, negli anni 30, quindi sotto il regime fascista. È una storia che ha delle protagoniste femminili, infatti il titolo Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Ma non voglio presentarlo io e presentare anche le protagoniste. Dico solo che la storia ha una voce narrante, come dicevo, un romanzo in questo senso, che narra fin dall'inizio, introduce il lettore nell'ambiente e nelle vicende che hanno svolgimento a Milano negli anni 30 intorno al mondo dello sport femminile, e in un certo senso è un esempio. Se siete d'accordo, di public history, cioè di quella forma di storia, di rivivere delle storie anche dimenticate, come in questo caso, con strumenti che hanno a che fare con la narrazione, con il fumetto in altri casi, col cinema, eccetera. Sempre come dicevo, con un fortissimo rigore anche storico, scientifico. Ma chiederei innanzitutto a Federica di presentarci il libro e le protagoniste di questa storia e anche come sei arrivata a scrivere questo libro. Grazie. Intanto buonasera, buonasera a chi ci sta seguendo e grazie per averci invitato, insomma, in questi giorni non facili, diciamo, a Milano e altrove. Ma la storia e l'idea, soprattutto, è nata un po' l'anno scorso, durante i mondiali femminili di calcio, pochi giorni prima. Dovevo fare delle ricerche sulla storia del calcio femminile in Italia e capire un po' quale fosse l'origine di questo sport declinato al femminile e l'origine anche un po' dei pregiudizi, no? Che da sempre formano un alone intorno alle donne che vogliono giocare a calcio. E un po' per caso ho ritrovato la storia di questa squadra di cui Marco ha scritto diversi saggi, aveva scritto diversi saggi, Marco è uno storico e si era già occupato dell'argomento, non solo del calcio femminile, ma nello specifico di questa squadra di ragazzine milanesi che nel 32-33 appunto diedero vita a questo esperimento. E insieme siamo andati proprio a casa della discendente, dell'ultima testimone oculare di questa squadra, che era Grazia Barcellona, che ci ha spiegato la storia della squadra fondata dalle zie, ci ha fatto vedere le foto, ci ha un po' raccontato l'origine della squadra, il coraggio che motivava queste ragazze a continuare a giocare. E da lì è stato un attimo. Io e Marco ci siamo guardati, lui fa lo storico, io faccio la giornalista. L'obiettivo era far conoscere questa storia a più persone possibili.
ovviamente renderla leggibile, fruibile da diversi, magari anche fasce d'età, per i ragazzini, per i ragazzi delle scuole, ma anche invece proprio degli appassionati di calcio o dagli appassionati di storia, e corredare a questa parte romanzata un approfondimento storico curato da Marco, che appunto avesse modo di approfondire, c'è una ricca bibliografia, poi l'avrai visto, e uno se vuole va avanti e studia quanto vuole. Chi erano queste giovinette? Erano ragazzine tra i 15 e i 20 anni, la più anziana, tra virgolette, aveva 26 anni, ragazzine che tra il 32 e il 33 decisero di giocare a calcio per un motivo molto semplice: ne avevano voglia. Il calcio era già lo sport più amato dagli italiani, per dire, più amato dal paese, più di cui si scriveva di più sui giornali, di cui si scriveva sulle riviste. I calciatori erano già dei divi, non come sono adesso, però quasi, ecco, siamo lontani dall'idea del calciatore vivo. Ecco, c'era Meazza, c'era il Milan, c'erano già poi i grandi nomi che conosciamo ancora oggi. E le ragazze iniziano a giocare e decidono di fare le cose bene, tra virgolette, cioè si trovano un presidente che desse, diciamo, una parvenza di serietà a questa squadra. Si trovano un allenatore che appunto le seguisse nella preparazione atletica, nella tecnica, proprio che spiegasse loro come fare, e addirittura arrivano a farsi delle maglie, trovano delle scarpe adatte per scendere in campo a Milano, in centro, però si rendono conto ben presto di doversi presentare ai giornali. Poi Marco ti dirà più nello specifico, ma la cosa interessante è perché giocare a calcio ovviamente è uno sport che non si può fare di nascosto. Siamo a Milano, comunque una città già fatta e finita, e giocare a calcio di nascosto capisci bene che è qualcosa di impossibile. E quindi loro mettono mai avanti, però agiscono all'attacco, si presentano, cercano immediatamente di far capire che loro è un esperimento sano, adatto a delle ragazze, che loro non vogliono provocare, non vogliono destare il calore, vogliono semplicemente giocare. E inizia a scrivere questa serie di lettere ai giornali, e i giornali immediatamente le attaccano con risposte cariche di pregiudizi, di astio, di fastidio quasi, perché queste ragazze hanno, e si capisce immediatamente dalle risposte dei giornalisti, hanno valicato un confine che separa ancora oggi quello che le donne possono fare senza problemi e quello che invece inizia già a essere visto in modo, insomma, strano. Sì, infatti, nel dare la parola a Marco, come dicevi benissimo Federica, anche oggi, inutile negarlo, ci sono dei pregiudizi, delle stereotipi che si inseriscono nella vita delle persone. Io faccio questo esempio: ho due bambine, quali giochi mi indirizzi, oppure semplicemente come ti vesti, quindi poter salire su un albero ad esempio o meno, arrampicarsi, naturalmente definisce anche il tuo mondo, la tua mappa del mondo. Però in quel periodo lì, del regime fascista, negli anni, poi gli anni 30 sono gli anni proprio quelli del massimo consenso al regime, superare quel confine, come diceva Federica, aveva un significato ben più forte, perché noi solitamente pensiamo al regime fascista legando naturalmente la dimensione della repressione soprattutto al piano politico, perché era un regime totalitario, ma essendo totalitario, come gli storici e la storiografia ci insegna, in realtà entrava pesantemente nella vita delle persone, a partire dai bambini, nel creare un uomo nuovo e una donna nuova, possiamo dire. Ecco, se ci puoi spiegare, Marco, nel tuo testo lo spieghi in maniera molto chiara, quali erano i nervi che andava a toccare e quali erano anche però le strategie che queste giovinette, con grandissima intelligenza anche politica, mi viene da dire, riescono a mettere in campo per riuscire a infilarsi nelle contraddizioni. Sì,
Allora, direi che è appunto interessante ragionare appunto di questa bellissima storia, perché dice qualcosa non solo della storia passata del nostro paese o di un periodo del ventennio fascista, ma dice qualcosa che viene da molto prima e che purtroppo poi andrà avanti ben oltre il 40, tra il 45, no? Allora, essenzialmente possiamo dire che appunto in quel momento è quello che in qualche modo il regime anche eredita, no? Dall'Italia, che viene anche prima del 22, del 25, è appunto essenzialmente un pregiudizio che possiamo definire così. Lo possiamo capire attraverso due poli, no? Che sono quello della forza e quello della grazia. Questo essenzialmente, che è il vaso ovviamente per lo sporco, per cui tutto ciò che è maschile è legato alla forza, tutto ciò che è femminile è legato alla grazia. E questo appunto è una cosa che inventa il fascismo, è atipico in tutta la società italiana, soprattutto in quella più conservatrice, e certamente il fascismo, soprattutto pensiamo alla scuola, pensiamo anche sul libro di testo, di insegnamento e quant'altro, viene sempre di più, viene sottolineato sempre di più. A questo si lega poi in particolare la tematica, come sappiamo, particolare, no? E specifica del fascismo, quella che poi un po' si perderà ovviamente dopo 45, dei vari pregiudizi, e cioè il fatto che, come sappiamo, il regime aveva in mente un particolare scopo, no? Per la vita della donna, che era quello appunto di essere moglie, soprattutto madre, no? Ricordiamo tutta la politica natalista del regime di Mussolini, e questo perché c'entra con lo sport, perché il regime capisce che nello specifico non solo ovviamente, come giustamente ha detto Federica, lo sport maschile poteva muovere le leve anche il consenso, il successo, no? Per cui tutti sappiamo, no? Tutti i sportivi, pensano alle nostre nazionali maschili del 34, del 38 sfruttate dal regime, no? La propaganda, ma in particolare lo sport femminile, prima di tutto, prima poi dell'arrivo anche delle campionesse con Di Navalle, eccetera, aveva lo scopo, era fatto fare a bambine e a ragazze, perché aveva lo scopo di migliorare il loro fisico, quindi combattere anche malattie che magari all'epoca erano ancora infezione, quant'altro, che erano ancora purtroppo sviluppate molto nel nostro paese, per fornire corpi materni, futuri corpi materni. Per questo capiamo anche perché il regime faceva fare sport alle bambine e alle ragazze, non alle donne sposate, in primis. Quindi abbiamo, se vogliamo, appunto il pregiudizio della grazia, quindi possiamo capire che di fronte a uno sport di contatto come quello, il calcio, chiaramente il calcio andava a bloccare, no? Per non andare a scoprire. D'altra parte però il regime in quegli anni stava sportivizzando molto gli italiani, sia attraverso la scuola, sia attraverso le associazioni di regime, piccole italiane, le giovani italiane, eccetera. Quindi, e questo, perché giustamente usiamo poi il termine infilarsi dentro, perché essenzialmente il calcio femminile non nasce quando c'era ancora la libertà, non nasce all'inizio degli anni 20, quando pure la pallacanestro atletica in Italia, 21, 22, si infondono, è il nostro paese, quindi quando ancora sarebbe stato anche abbastanza politicamente più comprensibile forse per noi, che guardando alle francesi, agli inglesi, soprattutto gli italiani iniziassero per questo, ma nasce appunto nel 33, nel momento in cui, come giustamente tu hai detto, tutta la repressione possibile a livello politico è già stata fatta, quindi diciamo che non si muove più una foglia, e come poi i lettori scopriranno poi nella romanza, appena si muove qualcosa la polizia politica interviene immediatamente, ma appunto le calciatrici si infilano dentro questo, e possiamo veramente dire, non a caso Sergio Giuntini, grande storico dello sport della nostra città, anni fa lui è stato il primo a segnalare questo interessante caso di storia dello sport, allora definita la nemesi dell'ideologia sportiva fascista sul femminile, perché quello che fanno, come ben detto prima, le calciatrici, scrivendo i giornali, proponendosi loro, giustamente tu hai studiato l'intelligenza, perché cosa fanno? Dicono: da una parte noi siamo bravi ragazzi, eccetera, abbiamo fatto tutti gli sport, sotteso che avete voluto, gli elencano, atletica, nuoto, eccetera, eccetera. Dall'altra siamo orgogliosamente italiane, eccetera, eccetera, siamo appassionate, perché andiamo allo stadio, all'arena per le nerazzurre e a San Siro per le rossonere, a vedere i nostri idoli calcistici, dunque perché non possiamo giocare? È interessante perché partono già dal presupposto, cioè è evidentemente giusto, perché no? E questo ci fa capire come, in che senso,
come dice Federica, c'è questo giocare all'attacco. E non, cioè in qualche modo si propongo, dicendo che per noi è abbastanza ovvio, dato che possiamo dire che così lasciano anche abbastanza imbarazzati le autorità del regime, che in qualche modo sono, diciamo così, un po' esagerato, però costretto in qualche modo a perché sì, perché sono stati loro in qualche modo che hanno permesso questa cultura, possiamo dire, lo sport, no? Appunto, ed è interessante perché sottolineare il fatto che molti di loro venissero appunto da questi due luoghi, no? Dai settori popolari dell'arena, per la maggior parte effettivamente erano interiste, e da quelli di San Siro, perché erano luoghi in cui da anni molte ragazze andavano da sole, con le amiche, non per forza col fidanzato, col marito, a vedere la partita, a vedere i loro idoli. E qual è la cosa interessante? Che sono spazi eminentemente maschili, in cui per loro entravano dentro, il regime non disse mai niente contro le donne tifose negli stadi, e possiamo dire che sgomitavano per farsi spazio. Da qui ci possiamo immaginare che ovviamente c'è un interessante punto di contatto. Qua noi leggiamo le lettere delle calciatrici negli anni 73 e le lettere di queste tifosine, si chiamavano all'epoca, sui giornali, perché sono tutte donne che si sono fatte spazio, sono state accettate in uno spazio femminile e che quindi giocano all'attacco, non stanno ad aspettare che qualcuno gli dia qualcosa, ma dicono: noi ci siamo, adesso che si fa? Infatti, scusate, che nel libro, che come dicevo è, possiamo definirlo comunque una scrittura romanzesca, come hai detto tu stessa, e noi siamo portati per mano, e comincia subito in media res, dalla protagonista, che ci troviamo nella sua famiglia con sua sorella Rosetta, e seguiamo queste ragazze che un po' per caso incominciano a giocare a calcio in un luogo pubblico che per chi è milanese sono i giardini di Porta Venezia, quindi anche un luogo molto, molto noto a tutti. E c'è una pagina che poi è quella che viene ripresa anche in quarta, che segna questo cambiamento, cioè da un qualcosa che viene fatto in maniera, ma forse quasi per gioco, a ritrovarsi, senza spoilerare, è il fidanzato di una di loro, Piero se non mi sbaglio, che le apostrofa subito, dice: come fate a giocare a calcio, siete donne? E qui c'è già tutto. Poi in realtà lui diventa l'allenatore ufficiale successivamente della squadra, ma il passaggio è questo, cioè quando una delle sorelle, la più grande, che come appunto si diceva è sposata, quindi forse quello era un confine fin troppo forte da superare, e si presenta alle ragazze, dice: indovinate un po' cosa vi ho portato, un pallone, chiedono le altre, quasi nuovo, è tutto vostro, un po' rovinato qui, vedete, sulle cuciture, ma per la squadra andrà benissimo. Ci guardammo, stavamo sorridendo tutte, forse perché era la prima volta che ci sentivamo chiamare così la squadra. Questo è chiaramente un punto di svolta del libro, in cui appunto questi protagonisti, che il lettore ha incominciato a conoscere, diventano un gruppo, una comunità anche capace appunto di esercitare delle scelte nelle diverse posizioni e nei diversi caratteri e scelte di vita che ognuno fa. Nel libro poi ci sono, senza anche qui svelare troppo, però di passaggi, altri passaggi, perché ha un po' un andamento in cui la visibilità e l'entusiasmo cresce, l'attacco da parte dei giornali e del regime poi a un certo punto. E poi allora, come hai lavorato, perché la domanda nasce spontanea, nel senso, nel dare vita, infondere vita a questi personaggi che sono reali, che fonti avevi e che metodo ti sei data in qualche modo? Ma guarda, in realtà appunto è stata la cosa più difficile, tentare di unire i puntini. Io partivo da una base forte la base di partenza erano i saggi di Marco, e Marco aveva già fatto tutto un lavoro di ricerca sui documenti, che sono articoli di giornale, reportage e alcune delle lettere che poi il regime scrisse in risposta agli appelli delle ragazze. Quindi io partivo da questa base. Da lì a fare un romanzo c'è, cioè, diciamo, un mare, perché devi cercare di raccontare la storia che si attiva, devi dare
il carattere dei personaggi, che chissà che carattere avevano, perché non lo sappiamo alla fine. Vabbè, abbiamo delle testimonianze dei nipoti, però da lì a immaginarsi quella vita di una ragazzina nel 33, ho dovuto fare un po' di ricerche anche diciamo empiriche. Per esempio la fonte, la storia di Carlo Brighenti, che è tutta vera, quella l'ho ritrovata grazie al nipote di Carlo Brighenti, che ho contattato aggiungendo su Facebook banalmente tutti i Brighenti che ho trovato, e chiedendo a tutti: per caso tuo nonno scrive di calcio nel 33? Questa cosa è andata avanti per 2 o 3 settimane. Alla fine della terza settimana mi ha risposto il nipote, ci siamo visti, e questa era la fonte, diciamo, di prima mano. Dopodiché suo nonno era morto negli anni 90, quindi il nipote non è che potesse sapere. Si ricordava però che il nonno gli raccontava da piccolino di aver visto delle donne giocare a calcio nel 33, e ancora quando era anziano raccontava questa storia come qualcosa di pazzesco, no? di strano. E poi c'è tutta la famiglia Boccalini, che nella realtà comprende anche Luisa e altri fratelli. La famiglia Boccalini era grande nel romanzo, dove un attimo sintetizzare il personaggio appunto per non fare Guldenbrock, ma l'obiettivo era proprio raccontare la storia della squadra. E da lì poi, per esempio, altre cose strane che ho fatto è stato ordinarmi tutte le domeniche del Corriere del 33, che si trovano su eBay, 50 euro, in realtà neanche un investimento così elevato. Mi sono arrivati tutti a casa per capire, magari, e da lì trovi dettagli, tipo che nel 33 c'era già l'uovo mattina, io non lo sapevo, l'ho inserito, c'è una scena dove il bambino si beve l'uovo mattina a colazione, per dire, o i bambini quell'anno giocavano con lo yo-yo, che era stato appena arrivato a Milano, quindi era probabilmente il gioco preferito anche per un regalo di compleanno. Lì è tutta immaginazione. Poi c'è tutta la storia del confino, che fa parte di questa storia della famiglia Boccalini, che mi ha permesso un attimo di ampliare il contesto, no? Per far capire al lettore dove siamo, cosa stiamo facendo, perché c'è tutta questa resistenza su delle donne che giocano a calcio e che cosa sta succedendo a Milano in quegli anni. Poi con Marco, per esempio, siamo andati negli archivi della Gazzetta, che hanno, oltre alla Gazzetta, anche il Calcio Illustrato, il Corriere, hanno veramente un sacco di materiale, ma soprattutto il Calcio Illustrato è stata una fonte fondamentale per capire un po' cosa fosse il calcio nel 33. Per esempio, io mi sono sorpresa io stessa a vedere che nel 33 sui giornali di costume c'erano, per esempio, già le foto dei calciatori al mare, che è una cosa strana, no? Come se erano dei VIP. Quindi ti immagini un po' queste ragazze che come fonte di informazione avevano la radio, per quel che è possibile, ma soprattutto avevano queste riviste, questi giornali. E infatti molte scene del libro faccio commentare alle ragazze le notizie proprio leggendole sui giornali. Non c'era ovviamente la TV, non c'era il telefono in casa, e anche lì capire come queste ragazze a un certo punto scrivono ai calciatori di Serie A per cercare un supporto da parte dei calciatori professionisti, e lì ti immagini la risposta probabilmente arrivata con un telegramma. Questo è stato un po' lo sforzo, raccontare una storia ambientata in un anno particolare, perché poi ovviamente ambientarla nel 33 non è la stessa cosa che ambientarla nel 29 o nel 37, quindi devi stare attento anche a non dire fesserie, diciamo. Anche per quel che riguarda gli spazi di Milano proprio, no? I latini in quell'anno lì erano mezzi coperti, mezzi no, per non scrivere fesserie devi un attimo, un po' di ricerca la devi fare, diciamo. Sì, tra l'altro c'è anche un lavoro proprio sul linguaggio, sia alcuni termini, faccio un esempio che mi ha colpito, reggipetto invece di reggiseno ha molto senso in quell'epoca lì. Oppure la brioche, che mi sono divertita a scrivere, quello l'ho trovato in qualche romanzo. E poi anche naturalmente nella retorica del regime, di come scrivevano i giornalisti, come scrivevano i discorsi, appunto, il regime. Volevo chiedere a Marco, proprio per dimostrare la costruzione sociale, che non c'è nulla di naturale, di biologico, questo sport è per i maschi, questo sport è per le femmine, in realtà, se non sbaglio, uno degli sport che oggi è più associato alle donne, cioè la pallavolo, non ha avuto, per fare un esempio,
vita sempre così facile visto come uno sport femminile, è corretto? Sì, sì, infatti io direi che appunto parlando anche come dicevi già la domanda prima, parlando delle tue figlie, questa ridiscussione, no, di cosa sono, diciamo, più di genere e soprattutto legato all'educazione di bambini e bambine, la cosa interessante è che la storia dello sport ci può offrire forse anche delle storie complessive a tutti, no? Anche sul nostro essere italiani, per capire che cosa, per capire che, insomma, per tanti aspetti queste tante cose che ci sembrano naturali sono socialmente costruite, no? Ed è interessante perché uno può iniziare a pensare sia in modi diversi e poi anche capire, e quindi ad esempio capire, diciamo così, secondo una prima coordinata, quella geografica, che magari qualche in Italia sembra naturale, basta oltrepassare il confine e si scopre che non lo è, rimanendo nel 2020, d'altra parte, con la storia possiamo capire che nella nostra storia nazionale non sempre è stato così, senza bisogno di andare al Medioevo, insomma, ma semplicemente andando in giro di qualche decennio fa. Per cui, diciamo così, come esempio di questo aspetto geografico, appunto, siccome anche noi italiani ce ne siamo accorti, quando l'anno scorso ci siamo accorti delle nostre connazionali che giocavano a calcio tramite il mondiale, abbiamo tutti visto, no? La vittoria poi finale degli statunitensi, e forse ci siamo tutti stupiti, ma negli Stati Uniti Megan Rapinoe, Alex Morgan, tutte le grandi calciatrici sono delle vere star, molto più conosciute e anche molto più vittoriose, ovviamente la cosa è collegata dei loro colleghi maschi, insomma anche lì poi una risorsa economica, nel senso che appunto la maglietta più venduta durante quel 2019 non è stata negli Stati Uniti per la Nike, non è stata quella di Ronaldo, di Messi, ma quella di Alex Morgan. Per cui vuol dire anche c'è tutto, non è solo una passione, cioè è anche tutto un riconoscimento ed è anche un business, no? Per cui appunto probabilmente se giovinette, probabilmente se portassimo adesso in una piazza negli Stati Uniti ci farebbe proprio pazza l'idea che in Italia ci siano tutti questi problemi con le donne che giocano a calcio. Ovviamente troverebbero strano che i maschi giochino a calcio. Perché? Perché questo è legato molto rispetto a ogni popolo, a ogni nazione, dicevo prima, a quel due poli, la forza e la grazia. Normalmente cosa succede? Nei vari popoli, i maschi che socialmente poi, storicamente arrivano prima, si accaparrano lo sport più violento, con più contatto fisico, lasciando senza delle briciole alle donne, no? Negli Stati Uniti, come tutti sappiamo, questo è accaduto non con il calcio, ma con altri sport, con baseball, basket e soprattutto, parlando in termini di violenza, col football americano e con l'hockey su ghiaccio. Di conseguenza, in qualche modo, le donne si sono prese appunto il calcio senza che nessuno avesse niente a dire, così siamo arrivati alla situazione di oggi. Il secondo, però, la seconda dimensione che ci può aiutare a ragionare è quella invece della... Esatto. E qual è la cosa di forza? Inizio, è tutto un pregiudizio. È quella invece della storia, perché appunto io stesso, no, sono poi cresciuto negli anni 90 con l'idea che per me a scuola elementare, guardando la televisione, era ovvio quello che appunto la mia generazione con i cartoni animati, che tra l'altro erano italiani dal Giappone, di Benjamin, da Shiro, sapeva, cioè i maschi giocano a calcio, le donne giocano a pallavolo. Questa è proprio una verità, è una verità quasi come uno più fa due per la mia generazione, no? Però se torniamo indietro, se andiamo ad esempio all'epoca del 33, la pallavolo praticamente non esisteva in Italia, cioè un gioco pochissimo conosciuto, e prende questo ruolo femminile solo nel dopoguerra, ma molto lentamente, verso gli anni 70-80, non prima, non ancora anni 40-50. All'epoca invece il regime stesso tentava di spacciare la pallacanestro come gioco femminile, anzi il gioco contrapponendo esplicitamente al calcio. Questo perché, appunto, come questo si stupiscono sempre le mie amiche cestiste, che evidentemente dei colpi se ne prendono come quando giocano, ma all'epoca la pallavolo, la pallacanestro prevedeva che l'arbitro fischiasse ogni minimo contatto fisico, quindi era come tolta questo aspetto. Questo punto è interessante, se posso fare un altro esempio che non cito lì, ma che mi è capitato di vedere con i miei occhi un anno fa, andando in Inghilterra, ho parlato appunto con alcune istruttrici di educazione fisica
e mi ha detto che esempio, da loro la pallavolo è a parte che è uno sport che nessuno conosce, ma non è uno sport che le ragazze e le bambine fanno, perché lì fanno altri sport, alcuni che ci potremmo aspettare, no? E altri no, però fanno cricket, fanno negli ultimi anni anche calcio, fanno netball, che è una specie di una versione senza contatto appunto del basket, fanno hockey su prato, ma la pallavolo non sanno cosa sia, no? Per cui questo è interessante perché in qualche modo ci fa la storia e la geografia allora ci aiutano in qualche modo anche a relativizzare e forse ad affrontare finalmente l'idea che tante cose che ci sembrano naturali derivano, poi che siano giuste o sbagliate, però derivano dalla nostra storia, dalla nostra storia come popolo. Questo ci permette di giudicare. Abbiamo un intervento da chi ci segue via Facebook, tra l'altro se qualcuno anche vuole fare delle domande direttamente a Federica e a Marco, naturalmente. Alessio scrive, nostra nipote Giulia, 19 anni, ha giocato a calcio fino a ieri, ora non so, chiaramente non è legato a una proibizione del calcio femminile, ma alla situazione in cui ci troviamo dello sport di contatto e non solo che in questo momento con la pandemia. È questo legame e questa esperienza che ci hanno portato qui a vedere ed ascoltare, complimenti. Quindi ringraziamo Alessio anche per questo intervento. Volevo passare, però abbiamo parlato e analizzato in profondità diciamo il passato, però tu Federica in una delle note, perché il libro è corredato da delle note che, lo dico subito, essendo un romanzo sono nascoste in un certo senso, non appesantiscono quindi la lettura in questa presentazione abbiamo anche parlato molto del contesto, ma ripeto, è una lettura assolutamente godibilissima. Però tu svegli il fatto che la maggior parte delle affermazioni, come dicevamo prima, delle lettere, degli attacchi, degli articoli sono reali. E quindi rimandi a tutte le fonti del 33, eccetera, eccetera. Però l'ultima nota, per così dire, che vi leggo, dice: le frasi anticalcio femminili pronunciate da Duilio e dai vari giornalisti di regime sono liberamente ispirati ai dialoghi ascoltati dall'autrice, cioè Federica stessa, in occasione dei mondiali femminili di calcio disputati in Francia nel, e qui uno si aspetterebbe, però direttamente, vedendoti, insomma, non puoi avere l'età per essere presente nel 33, infatti nel 2019. Cosa significa questo secondo te? L'anno scorso, che poi sono le frasi che mi hanno spinto a esplorare un po' l'origine dei pregiudizi. Io ero in redazione, lavoro al Corriere, nella redazione online, c'erano già gli spot di Sky insomma su altri canali che preannunciavano i mondiali e io avevo colleghi che venivano dietro e mi dicevano, ma cos'è? Io dicevo, calcio femminile. E loro, calcio femminile, questo non è né calcio né femminile. E poi, vabbè, ci mettevamo tutti a ridere, ci mancherebbe, sono persone che stimo e sono miei amici, però ti fa capire che il pregiudizio c'è ancora, c'era l'anno scorso, c'è ancora adesso, e quindi per dire che nello scrivere i dialoghi presenti nel romanzo io non ho inventato praticamente nulla, cioè un po' sono le trascrizioni degli articoli che sono stati scritti nel 33, un po' sono le cose che ho ascoltato io l'anno scorso, non ho dovuto faticare granché per inventarmi i dialoghi tra i giornalisti, tra le persone che andavano a vedere queste ragazze allenarsi. E pregiudizi, ma anche difficoltà ancora attuali. Per farti un esempio, non tanto lontano nel tempo, l'altro giorno eravamo con Marco alla presentazione a Reggio Emilia, fin quando abbiamo potuto fare presentazione dal vivo con pubblico, e c'era anche Milena Bertolini, e Milena Bertolini, che oggi è la CT della Nazionale Femminile, racconta sempre, ci ha raccontato anche l'altra volta a Reggio Emilia, come lei era ragazzina, giovane, non so, 30-40 anni, che andava a giocare. Spesso gli slot che i campi di Reggio riservavano alle donne erano slot molto in fascia oraria molto 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 scomode, di fatto fasce notturne, nel senso dopo che avevano giocato i ragazzini la primavera, i colleghi del dopo lavoro e tutti gli altri avevano le donne. E cosa succedeva? Loro, per fare, visto che il guardiano, il custode del campo era già andato via, parcheggiavano le auto intorno al campo, accendevano i fari e si facevano luce
in questo modo per vederci qualcosa, visto che era così tardi e non c'era più nessuno. E questa è solo una delle varie difficoltà e dei vari aneddoti che ti potremmo raccontare, che abbiamo sentito senza andare negli anni 80 con Milena Bertolini, ma anche ancora oggi. L'altro giorno ero con un collega che mi ha raccontato, ho portato mia figlia a giocare a calcio per la prima volta, aveva insistito tanto, è tornata a casa piangendo e dicendo che papà erano solo maschi e non mi passavano il pallone perché dicevano che era una femmina. E purtroppo il libro è attuale anche per questo, perché ci sono ancora storie di questo tipo a Milano e se ci sono a Milano immagino ci siano anche da altre parti, quindi sì, pregiudizi o comunque difficoltà ci sono ancora. Certamente non è tutto negativo, anzi il calcio femminile è approdato in TV l'anno scorso in pompa magna, diciamo, c'era già qualcosa prima, adesso Sky sta facendo un grosso lavoro di immagine anche basata sul calcio femminile, ci sono due partite alla settimana in TV, l'altro giorno abbiamo visto Italia-Danimarca su Rai 2 alle 17:30, cioè i passaggi in TV sono sempre di più, se ne inizia a parlare un pochino anche sui giornali, ancora poco in realtà, perché se ci pensi comunque gli articoli legati al calcio femminile sono ancora delle brevi, poche righe sui quotidiani nazionali generalisti, poi ovviamente se vai sulle riviste specializzate o su Instagram trovi tutto quello che vuoi. L'obiettivo, e qua è la responsabilità di noi giornalisti, è parlarne, secondo me, sui media generalisti, sui siti o sui giornali, in modo da fare abbattere un po' gli stereotipi, abbattere i pregiudizi e far sì che le persone capiscano che non c'è niente di male, ecco, diciamo. Assolutamente, non c'è niente di male e credo che un libro come questo, che ripeto è una storia veramente così romanzata, perché è così vera anche nello stesso tempo, sono quegli esempi illuminanti, cioè ti chiedi come dalla mente di uno scrittore, di uno sceneggiatore non sarebbe uscita così perfetta nei suoi incastri, proprio anche tra storia con la S minuscola e storia con la S maiuscola. Nel contempo è anche un'operazione, come dicevo all'inizio, di public history, nel senso che riporta alla luce anche storie dimenticate. E sappiamo che le storie femminili, innanzitutto di donne, sono quasi sempre, perché anche la storia come storiografia è stata fatta soprattutto dagli uomini, sono dimenticate. Mi ha fatto venire in mente questa storia, sempre per un riferimento milanese, che nasce dal fatto che ho visitato anche qui con le mie figlie il cimitero monumentale, ad esempio la storia di Gabi Angelini, che magari ci potrete scrivere poi un altro libro, che era un'aviatrice giovanissima, donna naturalmente, e che sotto il regime fascista decide di diventare, sostenuta dalla madre, in verità, naturalmente in questo caso non era una ragazza del popolo perché non accedevi a quel tipo di sport o comunque di attività, e decide di pilotare gli aerei sfidando anche qui tutte le... Poi lei morirà in un'impresa di attraversamento dell'Europa e è interessante, a parte che c'è in questo monumento anche molto curioso con un'ala, cioè richiama... È interessante perché anche in questo caso il regime fascista prima se ne appropria, poi a un certo punto capisce che era stato superato un confine. Però questo per dire che ci sono tante storie che poi nel vostro libro sono riportate di atlete vere, Ondina Valla e altre. Allora, direi per concludere di chiedere, se mi scusa Marco, ma a Federica, che cosa succederà o a febbraio o a giugno nel Parco Sempione, perché questo libro ha messo in moto anche una ripresa, e anche qui ancora una volta dico di public history, perché dal libro diventa un segno nello spazio della città. Che cosa accadrà? Sì, siamo molto contenti. Io, Marco, a febbraio, nella migliore delle ipotesi, o comunque nei mesi successivi, ci sarà l'inaugurazione di una via a Milano dedicata alle ragazze, e al Parco Sempione, probabilmente proprio vicino all'arena, e ci sarà una targa, un totem, come si chiama tecnicamente, che ricorderà la storia di queste giovinette, ed è sicuramente cioè, il finale migliore che potevamo sperare per,
per la nostra creazione, diciamo. Oltre al libro, far sì che queste ragazze vengano ricordate ancora per molti anni è sicuramente la soddisfazione migliore, diciamo. Benissimo, io ringrazio tutti gli spettatori, le persone che ci hanno seguito. Vi do appuntamento a settimana prossima. Avremo un incontro sulla letteratura industriale, cioè siccome gli scrittori, grandi scrittori e anche scrittori oggi dimenticati anche in questo caso, hanno letto la fabbrica, il lavoro in fabbrica, soprattutto negli anni del boom economico, con uno storico che è Giorgio Bigatti e un critico e scrittore che è Giuseppe Lupo. Questo appuntamento sarà settimana prossima, che è anche la settimana della cultura d'impresa. MM è, come sapete, la società che gestisce l'acquedotto e altri servizi urbani, ha aperto la centrale dell'acqua. La centrale dell'acqua è il museo d'impresa di MM, quindi noi partecipiamo a questa settimana in cui i musei d'impresa presentano la propria realtà. Vi ringrazio e ringrazio ancora i nostri ospiti. Grazie a te.